Grazie Spirito Santo perché tu sei qui. Grazie Spirito Santo perché tu sei sopra il tuo popolo. E sta sopra tu pueblo. E regni. E reinas. Sovrano. Soberano. E ministri secondo la tua volontà. E ministra secondo tu volontà. E ti servi di servi inutili. E te sirve de siervos inútiles. Per portare libertà. Para traer libertad. Per consolare. Para consolar. Per edificare. Para edificar. E per scuotere. Y para mover. Le cose che non sono del regno. Las cosas que no son del reino. Perché il regno dei cieli non può essere scosso. Porque el reino de los cielos no puede ser movido. Amen. Chi lo crede? ¿Quién lo cree? Oi shoketaka sokolaka. Hoita. Chi vuole fare pulito nella propria anima? ¿Quién quiere hacer limpieza en su propia alma? C'è bisogno di pulizia, eh? Hay necesidad de limpieza. E per questo vi invito a prendere Matteo 25. Por eso les invito a tomar Mateo capítulo 25. 14. Al versículo 14. Ho ricevuto questo versetto il giorno in cui siamo arrivati. Recibí este versículo el día en que llegamos. Sì, lunedì sera. El lunes en la noche. No, domenica sera, scusa. Domingo en la noche. Domenica sera durante la riunione dei collaboratori. Durante la reunión de los colaboradores. E leggiamolo insieme. Y vamos a leer juntos. Inoltre il regno dei cieli è simile a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità. E subito partì. Ora colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò e trafficò con essi e ne guadagnò altri 5. Similmente anche quello dei 2 ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò, fece una buca in terra e nascose il denaro del suo signore. Ora, dopo molto tempo, il signore di quei servi ritornò e fece conti con loro. E colui che aveva ricevuto i 5 talenti si fece avanti e ne presentò altri 5, dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti. Ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 5. E il suo signore gli disse: Bene, servo buono e fedele, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo signore. Poi venne anche colui che aveva ricevuto i 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 2. Il suo signore gli disse: Bene, servo buono e fedele, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo signore. Infine venne anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse: Signore, io sapevo bene che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso, perciò ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco, te lo restituisco. E il suo signore rispondendo gli disse: Servo malvagio e indolente, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Tu avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, al mio ritorno, avrei riscosso il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ne ha i 10 talenti. Poi, poiché a chiunque ha sarà dato e sovrabbonderà, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. E gettate questo servo inutile nelle tenebre di fuori, lì sarà pianto e stridor di denti. Amen. E ho ricevuto questo
questo passo perché il Signore mi ha portato. Recibí esta palabra porque el Señor me llevó. Ai talenti, i talenti sono questa è una parabola, no, dei talenti, perché i talenti sono delle monete. Es una parábola sobre los talentos que son unas monedas. E praticamente il Signore ha messo in ognuno di noi. Y el Señor puso en cada uno de nosotros dei talenti. Talentos. Dei doni. Dones. E lo Spirito Santo mi diceva. Y el Espíritu Santo me decía. È il tempo di trafficare. De traficar. I talenti che ho messo in voi. Los talentos que puse en ustedes. I doni che ho messo in voi. Los dones que puse en ustedes. In virtù di quello che l'apostolo Lorenzo ha portato anche oggi. En virtud de lo que trajo también hoy el apóstol Lorenzo. Cioè non c'è più tempo. Ya no hay más tiempo. Perché il Signore che ci ha donato talenti. Porque el Señor que ha dado los talentos. Tornerà. Volverá. E ce ne terrà conto. Y va a tener cuenta. E lo Spirito Santo è buffo, perché. Y el Espíritu Santo es particular, ¿por qué? È più ironico. È la persona più ironica che esista. Porque es la persona más irónica que exista. Perché mi faceva vedere che molti non trafficano i propri talenti. Porque me hacía ver que muchos no trafican los propios talentos. E diciamo che questa è una predica per me in primo luogo. Y es una predicación para mí en primer lugar. Perché lo Spirito Santo ti fa predicare. Porque el Espíritu Santo te hace predicar. Quello che serve agli altri, ma soprattutto serve a te. Lo que le sirve a los demás, pero sobre todo te sirve a ti como primera persona. In prima persona. E mi metteva alla luce come il servo che nasconde il talento. Y me hacía ver como el siervo que esconde el talento. Non lavora il talento. No trabajó el talento. Lo nasconde. Él lo escondió. E cosa succede a questo servo? ¿Y qué le pasa a este siervo? E il suo signore rispondendo gli disse: servo malvagio e indolente, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Siervo malo e negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Tu avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri. Portanto debías haber dado mi dinero a los banqueros. E così al mio ritorno avrei riscosso il mio con gli interessi. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Cosa stiamo facendo dei nostri talenti? ¿Qué estamos haciendo de nuestros talentos? Perché il regno dei cieli sta scritto è simile a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. Porque dice la palabra el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Noi abbiamo ricevuto i beni del regno dei cieli. Nosotros hemos recibido los bienes del reino de Dios. I beni del regno dei cieli sono dentro di noi. Los bienes del reino de los cielos está dentro de nosotros. E abbiamo una responsabilità. Y tenemos una responsabilidad. Abbiamo una responsabilità di moltiplicare. Tenemos la responsabilidad de multiplicar. Perché noi come discepoli. Porque nosotros como discípulos. Se vogliamo essere discepoli. Si queremos ser discípulos. Se vogliamo essere veri discepoli. Si queremos ser verdaderos discípulos. Siamo il fattore moltiplicatore. Somos el hecho multiplicador.
fra il cielo e la terra. Entre el cielo y la tierra. Chi ha ricevuto 5 ha moltiplicato e ne ha prodotti altri 5. Chi ha ricevuto 5 moltiplicò e produjo 5 más. Chi ne ha ricevuto 2 ha moltiplicato e ne ha prodotti altri 2. Quien tenía 2 multiplicó y dio 2 más. Ma chi l'ha nascosto? Pero el que lo escondió. Che cosa ne ha ricevuto? Che recibió. Perché i due precedenti hanno ricevuto un premio. Porque los dos anteriores recibieron un premio. E sta scritto. Y dice la palabra. E il suo Signore gli disse: bene, servo buono e fedele, tu sei stato fedele in poca cosa, io costituirò sopra molte ti costituirò sopra molte cose, entra nella mia gioia del tuo Signore. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra nel gozo de tu Señor. Una conseguenza della moltiplicazione e del guadagno dei talenti dei due servi fedeli. Una consecuencia de la ganancia de los talentos de los dos siervos fieles. È che sono entrati nella gioia del Signore. Es que entraron en el gozo de su Señor. Ma il servo che non ha trafficato, non ha lavorato un talento, il talento che gli era stato affidato. Pero el siervo que no trabajó con el talento que le fue dado. Che cosa ha ottenuto? Che ganó? E gettate questo servo inutile nelle tenebre di fuori, lì sarà pianto e stridor di denti. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Anzi, gli è stato tolto anche il talento che aveva ricevuto. Mejor dicho, le fue quitado el talento que había recibido. E questo talento è stato dato a quei servi fedeli. Y ese talento le fue dado a los siervos fieles. Che sicuramente lo avranno moltiplicato. Que seguramente lo iban a multiplicar. Qual è la nostra condizione oggi? ¿Cuál es nuestra condición hoy día? Il Signore ci sta avvertendo. El Señor nos advierte. Chi vuoi essere te? ¿Quién quieres ser tú? Chi voglio essere io? ¿Quién quiero ser yo? Il servo fedele. El siervo fiel. Che vuole moltiplicare. Que quiere multiplicar. I beni che ha ricevuto dal regno dei cieli. Los bienes que recibió del reino de los cielos. E vuole portare frutto. Y quiere llevar fruto. Perché chi conosce il Signore. Porque quien conoce el Señor. Vuole portare frutto. Quiere traer fruto. E noi conosciamo il Signore. Y nosotros conocemos al Señor. Quindi vogliamo portare frutto. Así que queremos traer fruto. Ma spesso siamo bloccati. Pero muchas veces estamos bloqueados. Dalle circostanze. Por las circunstancias. Dalle paure. Por los miedos. Anche dalla volontà di non applicarsi, diciamocelo sinceramente. También por la voluntad de no quererse aplicar. Perché questo ci costa. Porque eso nos cuesta. Ci costa un sacrificio. Nos cuesta sacrificio. Il lavoro è un sacrificio. El trabajo es un sacrificio. Il servo che aveva un talento. El siervo que tenía un solo talento. Non ha lavorato. No trabajó. Ma ha raccolto i suoi frutti. Ma ha raccolto i suoi frutti. Pero recogió sus frutos. Che non sono stati belli. Que no fueron buenos. Mentre i tuoi servi fedeli. Mientras que los siervos fieles.
sono entrati nella gioia del Signore. Entraron en el gozo del Señor. Chi vogliamo essere oggi noi? ¿Quién queremos ser hoy? Vogliamo entrare a far parte della gioia del Signore? ¿Queremos entrar a ser parte del gozo del Señor? O vogliamo rimanere nella gioia di questo mondo? ¿O queremos quedar en el gozo de este mundo? E rischiare di perdere la salvezza. Y arriesgarnos a perder la salvación. Vogliamo propendere a una gioia futura, una gioia eterna. Queremos ir mirar hacia un gozo eterno. O vivere nella gioia di questo mondo, nella falsa gioia di questo mondo. O queremos seguir viviendo en el falso gozo de este mundo. Una gioia che passerà. Un gozo pasajero. Ma la gioia del Signore non passerà. Pero el gozo del Señor nunca pasará. E ho sentito forte questo avvertimento, soprattutto per la mia vita. Yo escuché fuerte esta advertencia, sobre todo para mi vida. Ma io penso anche per molti di noi. Pero yo creo que también para muchos de nosotros. E penso che ci debba essere un ravvedimento. Y creo que tiene que haber un arrepentimiento. Un cambiamento di intenzione, un cambiamento di vita. Un cambio de intención, un cambio de vida. Per vedere quell'abbondanza, para ver esa abundancia, e quella moltiplicazione, y esa multiplicación, dei beni che ci sono stati affidati dal regno dei cieli, de los bienes que nos fueron dado del reino de los cielos. Ma in questo non ci deve essere tristezza, eh? Pero en eso no tiene que haber tristeza. Anzi, ci deve essere gioia. Sino que debe haber gozo. Perché il Signore ci ama, ci preserva. Porque el Señor nos ama, nos preserva. E ci guida. Y nos guía. Proprio perché dobbiamo affrontare dei tempi che non sono facili. Proprio porque tenemos que enfrentar tiempos que no son fáciles. Se siamo qui sul monte perché dobbiamo, chi lo già lo sta facendo. Si estamos aquí en el monte es porque tenemos o no sé quién ya lo está haciendo. Poi ci sarà un'attestazione dello Spirito Santo. Después el Espíritu Santo confirmará. Quando scenderemo dal monte. Cuando bajaremos del monte. Cioè chi ha già la conferma di lavorare i talenti per il Signore. Quien ya tiene la confirmación de que está trabajando los talentos por el Señor. E scenderà dal monte a valle. Y bajará del monte al valle. Continuerà a lavorare talenti. Seguirá trabajando sus talentos. Per portare frutto. Para dar fruto. E il frutto è di questi talenti. Y el fruto de esos talentos. È la conquista delle anime. È la conquista de las almas. Chi finora non ha lavorato talenti. Pero quien hasta ahora no ha trabajado sus talentos. È il tempo che si mette a lavorare. Es el tiempo que empieza a trabajar. È il tempo che io cominci a lavorare. Es el tiempo de que yo empiece a trabajar. Per moltiplicare. Para multiplicar. I beni del regno dei cieli. Los bienes del reino de los cielos. Per conquistare le anime. Para conquistar las almas. Per vedere avanzare il regno dei cieli. Para ver avanzar el reino de los cielos. Shoko lorobo shoko to. Oh, nai shoko to to. Oh, grazie Spirito Santo. Grazie Spirito Santo. Perché tu metti un peso. Porque tú pones un peso. Oh, tetete shoko to in ognuno di noi. En cada uno de nosotros. Un peso d'amore. Un peso de amor. Affinché chi non lavorava cominci a lavorare. Para que quien no trabajaba empiece a trabajar. E chi lavora. Y quien trabaja. Lavori ancora più forte. Trabaje aún más fuerte. Nel nome di Gesù Cristo. En el nombre de Jesucristo. Sì, già appunto da ieri il Signore ci ha esortato.
Desde ayer el Señor nos ha exhortado y nos ha animado. Sì, ci dice di essere forti e coraggiosi e di metterci al lavoro. Nos dice que tenemos que ser fuertes y valientes para ponernos a trabajar. Infatti anche stasera quando appunto Leonardo ci ha condiviso questa parabola dei talenti. Y también esta noche cuando Leonardo nos compartió esta parábola de los talentos. Ci siamo messi lì a cercare proprio la faccia del Signore di guidarci. Nos pusimos ahí quello a buscar. Che lui aveva preparato questa sera e non sapevamo. El rostro del Señor para que nos mostrara qué le íbamos a compartir en esta noche. Dove lui voleva andare, no? Hacia donde él quería ir. Con su río. Però credo che c'è proprio un filo conduttore in Pero tutto questo. Yo creo que hay un hilo que conduce todo esto. E ho visto chiaramente proprio come lo Spirito Santo ha aperto proprio anche delle finestre, delle applicazioni su questo passo della parola. Y vi como el Espíritu Santo abrió ventanas sobre esta palabra. Perché mentre si condivideva, porque mientras se compartía, e ora appunto ho riascoltato anche Leonardo, y ahora pude escuchar nuevamente a Leonardo, il Signore proprio mi mostrava questo aspetto, el Señor me hacía ver talento, esto sobre los talentos, che lui appunto ci chiama di nuovo a ciascuno, okay, di metterci nuevamente a cada uno a disposizione. Para no? Que nos pongamos a disposición. Con i doni e i talenti che lui ci ha dato, quindi nelle capacità che lui ci ha dato. Con los dones y los talentos que él nos dio, o sea, las capacidades que él nos dio. Di metterli proprio a disposizione della Chiesa. De ponerlo a disposición de la Iglesia. Ma vedevo anche questo aspetto. Pero también del yo veía talento, esto sobre los talentos. Che non è solo una capacità. Que no es solo una capacidad. Innata. E che già stava dentro o acquisita o adquirida una specifica abilità che noi abbiamo una abilità specifica che tengamos e che possiamo certo amen mettere a disposizione del regno di Dio y que cierto podemos poner a disposición del reino de Dios ma il dono più importante i doni più importanti che il Signore ha fatto a ciascuno di noi pero los dones más importantes que el Señor ha hecho a cada uno de nosotros faceva vedere proprio questo aspetto primo me poi apostolo esto. Se Dio qualcosa che vado ovviamente però porto claro che sì cioè i doni che il Signore ha dato alla Chiesa los dones que el Señor dio a la Iglesia sono primo Gesù el primero es Jesús il dono prezioso il figlio el don precioso el hijo che ci ha dato la salvezza que nos dio salvación secondo è lo Spirito Santo es el Espíritu Santo che è il cuore di Dio que es el corazón de Dios che ha messo dentro di noi que puso dentro de nosotros quindi il primo di sicuro ce l'abbiamo tutti. O sea, que el primero seguramente todos los tenemos. Perché se siamo qui vuol dire che abbiamo creduto. Porque si estamos aquí es porque creímos en Jesús. Che siamo nati di nuovo. Que nacimos de nuevo. Il secondo, chi non è ancora battezzato in Spirito Santo lo può chiedere. El segundo, quien aún no está bautizado en el Espíritu Santo lo puede pedir. E il padre proprio mi mostrava questo aspetto di trafficare con questi doni. Y el padre cioè, me hacía ver eso de el traficar los dones. Mi mostrava in questo tempo l'importanza di entrare nell'esercizio del traficare con Gesù, me del traficare con lo tiempo, Spirito Santo. El ejercicio de traficar con Jesús con el Espíritu Santo. Che la Chiesa tutta que toda la Chiesa, la iglesia, quindi ciascuno di noi cada uno de nosotros, deve entrare nella profondità dell'esperienza tiene que entrar en la profundidad de la experiencia di vivere Gesù de vivir a Jesús di vivere lo Spirito Santo vivere l'Espíritu Santo di manifestare i doni altri doni appunto che fanno parte dello Spirito de manifestar otros dones que hacen parte del di trafficare con questi doni y traficar con esos dones nei tempi in cui entriamo en los tiempos en los que entramos quelli che ci sta parlando il Signore aquello de lo cual no habla el Señor che sono gli ultimi tempi que son los últimos tiempos necessitiamo di entrare nell'esercizio della profondità della relazione con lo Spirito Santo. Necesitamos entrar en el ejercicio de la profundidad con el Señor y el Espíritu Santo. A frutto questi doni che il Signore ci ha dato. De poner en fruto esos dones que el Señor nos dio. Che ci ha dato per grazia. Que nos dio por gracia.
e non li ha dati alcuni in un modo, un pezzettino, ad alcuni di noi, ad altri, magari all'apostolo perché l'apostolo ha dato di più, oppure un altro ha dato di meno, no. Y no es que a alguien le dio algo más, a otro menos, o al apóstol porque es apóstol más que a los otros. Il padre non guarda alla nostra condizione, alla nostra capacità. No, perché il padre non mira nuestra condición o nuestras capacidades. Quindi questi doni che lui ha dato, esos dones que él dio, sono uguali per tutti. Son iguales para todos. E ognuno è chiamato a trafficarli. Y cada uno está llamado a traficarlos. Perché per quello che è chiamato. Para aquello lo que está llamado. Amen. Quindi dice, come si fa a trafficare con questi doni? Entonces uno se pregunta, fare esperienza. ¿Cómo se hace a traficar con estos dones a través de la experiencia? Entrando en la profundità. Entrando en la profundidad. La prima appunto è conoscere. La primera es conocer. Gesù. Jesús. Perché appunto non è scontato. Porque no es algo obvio. Perché questa parabola infatti parla di questi tre servi che erano tutti e tre servi. Esa parábola habla de tres siervos que los tres eran siervos. A cui il padre, il signore appunto aveva affidato i suoi beni. A los cuales el señor le había dado a manovrare sus dones. Ecco, un altro aspetto che mi ha colpito è proprio questo. E otra parte que me llamó la atención es esto. Che due servi hanno trafficato con questi doni. Que dos siervos usaron esos dones. Il terzo servo, mientras ha avuto el tercero paura, tuvo miedo. E ha nascosto. Y lo escondió. Il talento, il bene che il Signore gli aveva affidato. Escondió aquel bien que el Señor le había dado. Vi ricorda qualcosa? Le no, nella parola algo? Sta scritto, io ho avuto paura. Scusate, ora devo ricercare il versetto, perché dice proprio una cosa che mi ha richiamato Adamo quando il Signore l'ha chiamato nel giardino. Dice, algo, dice, dove sei Adamo? Dice algo que me llamó la atención porque me recuerda lo que dijo Adán cuando el Señor lo llamó en el jardín y le preguntó, ¿dónde estás, Adán? E Adamo ha risposto, ho udito la tua voce e ho avuto paura y mi sono nascosto. Y él le contestó, escuché tu voz y tuve miedo y me escondí. Non vedete un parallelismo in questo? No ven algo parecido en esto? Questo servo, io sapevo che te eri un padrone. Este siervo le dice, yo sabía que tú eras un jefe. Un padrone per cui te raccogli dove non hai seminato, insomma c'è questo aspetto che se me lo trovi Leonardo perché in questo momento non riesco a leggere. 24, grazie. Infine venne anche colui che aveva ricevuto un solo talento e gli disse, Signore, io sapevo bene che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccolto dove non hai sparso. Pero llegado también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Questo era un servo, eh? Ese era un siervo. Non era un altro venuto da fuori che non conosceva questo padrone. No era otra persona que venía de afuera y no conocía este jefe. Era un siervo como los demás. Però noi qui leggiamo che questo servo non conosceva il suo padrone. Pero aquí nosotros nos damos cuenta que ese siervo no conocía a su jefe, su amo. Perché lo definisce in un modo che non rappresenta la verità. Porque lo define de una forma que no tiene que ver con la verdad. Perché qui questo padrone parla appunto, il Signore lo mette a paragone, no, col regno dei cieli, quindi parla, fa vedere questo Signore, appunto questo padrone come il Signore, no? Perché qui vediamo la parola che il Signore compara este amo al regno de los cielos. Ecco perché mi viene il parallelismo con Adamo. Por eso Adamo, es que me vino a pensare in Adán, perché Adán. Adamo erano stati aperti i suoi occhi al peccato. Porque Adán le fueron abiertos sus ojos al pecado. Quindi è entrato in una condizione in cui vedeva poi il Signore non come lo vedeva prima. Y entró en una condición en la cual él ya no veía a Dios como lo veía anteriormente. Quindi come vedeva il Signore, perché lui ci ha camminato insieme, ci aveva vissuto, no? Lo conosceva bene, era il suo Dio, era il suo
aveva relazione, quindi non aveva paura. Porque él había conocido a Dios, tenía relación con él, no tenía miedo de él. E poi nella disobbedienza invece la sua visione di Dio è completamente cambiata. Pero en la desobediencia su visión de Dios cambió completamente. Anche se dopo ha continuato ad avere relazione, però ormai i suoi occhi erano stati traviati, no? Aunque si después él siguió teniendo relación con el Señor, pero sus ojos habían sido traviados. Quindi uno dice: che c'entra sta cosa allora oggi con questi talenti? Invece c'entra con noi, con la relazione che noi abbiamo con il Signore. E a veces nos preguntamos: pero qué tiene que ver esto ahora con esta historia de los talentos? Pero esto tiene que ver con nuestra relación con el Señor. Perché se noi ci addentriamo a conoscere il Signore nella profondità, perché se nosotros entramos a conocer el Señor en la profundidad de quién es él, non possiamo fare come quel servo che ha paura e ha sotterrato il talento. No podemos hacer como ese siervo que tiene miedo y escondió su talento. Quel servo non lo conosceva il padrone. Ese siervo no conocía a su amo. Nella verità. En la verdad. Noi invece siamo chiamati per grazia a camminare con lui. Mientras que nosotros estamos llamados por gracia a caminar con él. Quindi è impossibile, dico io, cioè è possibile se uno cammina con una relazione superficiale con il Signore. Es posible pensar de esta manera si uno camina con una relación superficial junto con el Señor. Ma se ci addentriamo nella profondità della relazione con il nostro Signore. Pero si nosotros entramos en la profundidad de la relación con nuestro Señor. Di sicuro quello che lui ha messo dentro di noi. Seguramente lo que él puso dentro de nosotros. Porterà un frutto. Va a traer fruto. Perché le cose che sono del regno portano sempre frutto. Porque las cosas que son del reino siempre traen fruto. Come appunto. Lo Spirito Santo ci ha ricordato. Come nos recordó el Espíritu Santo. Il regno di Dio che è dentro di noi non può essere smosso. El reino de Dios que está dentro de nosotros no puede ser movido. Aspetta solo di essere manifestato. Solo espera ser manifestado. Attraverso la sua chiesa. A través de su iglesia. Amen. Shoira barata karamarashete keremaratetete. E ancora concludo con questo, che mentre si andava avanti nel leggere e riflettere con lo Spirito Santo questa mentre parola, seguíamos leyendo y reflexionando junto con el Espíritu Santo esta palabra. A un certo punto il Padre mi ha fatto vedere le cose proprio dal suo punto di vista. A un certo punto il Padre me hizo ver las cosas de su punto de vista. E quando lui distribuisce i suoi doni, quando él se distribuye sus dones, appunto non guarda la nostra capacità. Él no mira nuestras capacidades. Perché lui ci conosce totalmente a 360 gradi. Porque él nos conoce completamente a 360 grados. Ma lui ha fiducia in ciascuno. Pero él tiene confianza en cada uno. Cioè lui ha una fiducia piena di ciascuno. Él tiene una confianza plena en cada uno. E ci chiama appunto a fare la nostra parte. Y nos llama a hacer nuestra parte. Confidando in lui. Confiando en él. Possiamo anche appunto non confidare assolutamente sulle nostre capacità. Possiamo anche essere privi di capacità umane. Per assurdo dico. Podemos no confiare en nuestras capacidades o no tener capacidades humanas. Noi sappiamo che il Signore ha dato delle capacità a tutti umane. Nosotros sabemos que el Señor le dio capacidades a todo humanas. Però possiamo anche supporre di non avere capacità. Pero podemos suponer de no tener ninguna capacidad. Di essere dal punto di vista delle persone totalmente fallite. De ser personas completamente derrotadas. Che non hanno mai compreso le proprie capacità, i propri talenti. Que nunca han podido entender sus propias capacidades y sus propios talentos. E che non si sono mai adoperati. Y que nunca se han puesto a trabajar en eso. Ci sono di queste persone che magari pensano di non essere capaci a fare niente. Existen personas que son capaces de creen de no ser capaces de hacer nada. Di non essere buoni a niente. De que no son buenos para nada. Perché purtroppo credono alle menzogne, no? Porque creen en las mentiras. Però fosse anche così. Pero aunque si fuera así. Cioè il Signore
El Señor non perderebbe lo scopo neanche su queste persone. No perdería la razón que tiene sobre esas personas. Questo deve essere un incoraggiamento per noi, perché laddove viviamo quel senso di incapacità. Y eso tiene que ser de ánimo para nosotros, porque ahí donde vivimos ese sentir de que no somos capaces. Laddove viviamo anche un fallimento. Donde vivimos también en la derrota por alguna situación. Noi sappiamo in realtà che per Dio non è un problema. Nosotros sabemos en realidad que para Dios no es un problema. Cioè è un problema per noi. Es un problema para nosotros. Perché viviamo su questa terra. Porque vivimos en esta tierra. E vogliamo vederci realizzati secondo i parametri di questa terra. Y nos queremos ver realizados según los parámetros de esta tierra. Secondo quei parametri umani. Según los parámetros humanos. Che danno valore. Alla persona, che le dan valore alla persona in base a quello che fa, basato in lo che hace, in base al proprio successo o al successo che tiene. Ma per questo Dio non lo considera, non che non sia importante, però eso Dio non lo considera e non che non sia importante, perché voglio dire, se uno mette a frutto anche delle capacità e ha successo, bene, perché se uno pone in frutto capacità e si tiene successo è bueno. Però il Signore, il Padre, non ci guarda con quegli occhi lì, con quei parametri lì. Pero el Señor, el Padre, no nos mira con esos ojos ni con esos parámetros. Perché ripeto, possiamo essere le persone più fallite. Porque podemos ser la persona más derrotadas. Ma questo non può essere un impedimento. Pero eso no puede ser un algo que impida a Dio, que le impida a Dios di manifestare il suo proponimento attraverso la nostra vita. Manifestar su propósito a través de nuestra vida. Perché i doni che lui ci dà, porque los dones que él nos da, cioè quello che lui ci affida, i beni che lui ci affida, los bienes que él pone en nuestras manos, come vediamo qui nella parola, como vemos aquí en la palabra, sono dei beni che non falliscono, son bienes que no fallecen, no van a mal, e che per essere trafficati, y que para ser traficados, non hanno bisogno delle nostre capacità naturali, no necesitan nuestras capacidades naturales. Hanno bisogno solamente che noi crediamo in colui che ce l'ha dati, sino che necessitano solo che creiamo in aquel che non los dio, e che lui è capace di operare al di là di quello che noi possiamo operare, y que él es capaz de moverse más allá de lo que nosotros somos capaz de hacerlo, come sta scritto nella sua parola. Ora il versetto non lo vado a ricercare, però c'è un passo che dice proprio questo, como dice su palabra en un pasaje específico. E quindi prego il Signore, así que le pido al Señor, perché questa parola, para que esta palabra, possa andare in profondità dentro di noi, pueda ir en profundidad dentro de nosotros, e buttare giù tutti quei muri, appunto, che sono della nostra anima, e come si diceva prima, se si mette a lavorare sulla nostra anima non si può finire. Y derrotar esos muros que están en nuestra alma, porque si empezamos a trabajar en nuestra alma no se termina nunca. Però di mettere gli occhi veramente su ciò che viene dal cielo e che è dentro di noi. Pero que pongamos los ojos en lo que viene del cielo y está dentro de nosotros. E che porterà successo, che porta successo e porterà ancora successo attraverso la nostra vita. Trae successo e sigue trayendo successo in nostra vita. Perché il Padre vede al di là. Porque el Padre ve más allá. Il Padre vede al di là di quello che noi vediamo. El Padre ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Noi abbiamo un valore così inestimabile per lui. Nosotros tenemos un valor tan grande para él. Che se comprendessimo una piccola parte di questo, que si entendiéramos una pequeña parte de esto, non ce ne fregherebbe neanche più, scusate il termine, no nos importaría más, di mettere gli occhi su quelle sono le nostre deficitarietà, si dice, le nostre mancanze, le nostre lacune, no nos importaría i nostri más fallimenti, de poner los ojos sobre la que son nuestra derrota, nuestras faltas. Credo che lo Spirito Santo ci sta proprio invitando a fare una scelta. Io credo che lo Spirito Santo nos sta invitando a tomare una decisione. E di entrare proprio in una relazione di profondità in questo. E di entrare in una relazione di profondità in questo. Amen. Amen. Io. ringrazio veramente Dio, il Signore Gesù, lo Spirito Santo.
perché la sua parola è meravigliosa. Le do la grazia a Gesù e allo Spirito Santo perché su parola è meravigliosa. I suoi servi sono meravigliosi. I suoi servi sono meravigliosi. Io ringrazio anche l'Apostolo Lorenzo, ora concludo. E le do grazie all'Apostolo Lorenzo. Perché anche oggi e anche ieri nell'ascoltare la parola, perché también hoy ayer en escuchar la palabra, la rivelazione che lo Spirito Santo dà, la rivelazione che lo Spirito Santo dà, mi sono di nuovo sentita alleggerita. Nuevamente me sentí más ligera. Non appesantita. Io sono arrivata appesantita. Yo llegué aquí que me sentía pesada. Ma ricevendo proprio la rivelazione della parola, che non era poi personale, diciamo, però proprio la parola di Dio che viene rivelata, però che ci viene portata, la rivelazione della parola di Dio, che non era algo personal, però ricevendo la rivelazione, che ha compiuto proprio una liberazione da dei pesi, da una confusione, una liberazione de pesos, hizo una liberación, perché il Signore ci riporta a guardare le cose nella verità. Porque el Señor nos lleva nuevamente a ver las cosas en la verdad. E noi abbiamo bisogno di questo. Y nosotros necesitamos esto. Amén. Grazie. Amén. Da quando hanno iniziato a parlare, a condividere delle cose, desde que yo empezaron a hablar y a compartir algunas cosas, ho davanti a me qualche accadimento proprio di oggi. Tengo enfrente mio algunas cosas que ocurrieron hoy. E ringrazio lo Spirito Santo per questa parola. Y le doy gracias al Espíritu Santo por esta palabra. Perché questi tre servi, porque esos tres siervos, appunto conoscono il loro padrone, su amo. E il padrone conosce questi servi, se no non gli affidava i beni. Y su amo conoce su siervo porque si no no le hubiese dado sus bienes. Ma qual è stato appunto la differenza? Pero cuál fue la diferencia? Di uno rispetto agli altri due. De uno con respecto a los otros dos. Che non ha trafficato liberamente ciò che Dio gli ha affidato. Que no traficó libremente aquello que Dios le entregó. Per paura. Por miedo. Ma non paura del padrone. Pero no miedo del amo. Ma per le sue paure. Sino que por sus miedos. Oggi pomeriggio ho avuto degli incontri. Hoy en la tarde tuve algunos encuentros. E questa parola è molto specifica. Y esa palabra es muy específica. Perché quando mi sono trovato con queste persone a condividere un passaggio, un'applicazione della parola di Dio. Porque cuando me encontré con esas personas a compartir un pasaje de la palabra, è venuto fuori una rivelazione ancora. Salió fuera una revelación todavía. Non l'ho detta a queste persone mentre parlavo con loro. No se lo dije a esas personas mientras yo compartía con ellos. Ma ho detto a questa persona riguardo a una domanda che mi ha fatto. Pero le dije a esa persona con respecto a una pregunta que me hizo. Tu puoi fare entrambe queste cose. Tu puedes hacer las dos cosas. Nella libertà che tu sei come figlio di Dio. En la libertad que tú eres como hijo de Dios. Puoi scegliere di fare una cosa. Puedes decidir hacer una cosa. E puoi scegliere di farne un'altra, di cui l'argomento che stavamo parlando, no? O puedes decidir de hacer otra con respecto al argumento que estábamos hablando. Ma non importa quale argomento sia. Pero no importa cuál es el argumento. Importa la libertà dalla paura. Importa la libertà del miedo. Perché se il figlio vi farà liberi. Porque si el hijo los hace libre. Sarete veramente. Serán realmente. Liberi. Liberi. Quindi tu puoi scegliere di fare una cosa. Así que tú puedes decidir de hacer algo. O puoi scegliere di fare quest'altra cosa. O puedes decidir de hacer esta otra cosa. Per Dio non è un problema. Para Dios no es un problema. Ma il problema. Pero el problema. È nella riflessione per cui tu puoi scegliere una cosa o puoi sceglierne un'altra. Está en la reflexión por la cual tú puedes decidir una cosa o puedes decidir otra. Perché l'amore perfetto, porque el amor perfecto, caccia via la paura, echa el miedo, caccia via la paura, echa el miedo, caccia via la paura, echa el miedo. Quindi se tu non fai una scelta perché hai delle paure, así que si tú no tomas una decisión porque tienes miedos,
Se tu non traffichi ciò che Dio ti ha affidato, si tu no traficas lo que Dios te dio, per paura, por miedo, hai già fallito. Ya ahí lo hiciste mal. Dio non, delle volte Dio non discute su una scelta o su un'altra. Hay veces que Dios no discute sobre una decisión sobre otra. Ma a Dio interessa la libertà del tuo cuore. Sino que a Dios le importa la libertad de tu corazón. Perché se tu scegli per una qualche paura, porque si tú eliges por algún miedo, non traffichi liberamente ciò che ti è stato affidato. No vas a traficar libremente aquello que te fue dado. È stato parlato dei doni e dei talenti. Se habló de los dones y los talentos. Tutto quello che Dio ti ha affidato, la stessa vita naturale. De todo lo que Dios te ha dado, la misma vida natural. Questa parabola però prima di tutto parla dei talenti, in questo caso economici. Esa parabola primero que todo habla de los talentos económicos. I talenti e gli altri doni sono in aggiunta di rivelazione. Los talentos y los demás dones son agregados después. Ma qui parla di soldi. Pero aquí habla de dinero. E qual è uno degli argomenti che rovina l'umanità e la rovinerà e blocca nella paura noi nelle nostre anime? ¿Y cuál es uno de los argumentos que arruina la humanidad, la seguirá arruinando y que bloquea nuestras decisiones? Provate a indovinarlo. A ver si adivinan. I soldi. El dinero. Noi, io posso avere. Yo puedo tener. Centinaia di milioni di euro. Millones de euros. E vivere nella paura. Y vivir en el miedo. Io posso avere un euro. Yo puedo tener un euro. E vivere nella paura. Y vivir en el miedo. Io posso avere un euro. Yo puedo tener un euro. E vivere nella gioia trafficando quell'euro. Y vivir en el gozo traficando ese euro. Io posso avere 100 milioni di euro. Yo puedo tener 100 millones de euros. E non vivere nella gioia perché ho 100 milioni di euro. Y no vivir en el gozo porque tengo 100 millones de euros. Ma perché quei 100 milioni di euro li traffico per la gloria di Dio. Sino porque esos 100 millones de euros lo trafico para la gloria de Dios. Per arrivare a questo punto. Para llegar a este punto. Bisogna affrontare la paura. Tenemos que enfrentar el miedo. Di quel servo. De ese siervo. In questo caso. En este caso. Noi abbiamo queste tre parti. Nosotros tenemos esas tres partes. Perché noi siamo tre. Porque somos tres. Possiamo pensare anche in questa applicazione. Podemos pensar también en esta aplicación. Ci sono due parti di noi che sono libere e possono trafficare. Hay dos partes de nosotros que son libres y pueden traficar. Ma ci può essere una parte che ha paura e non traffica. Pero puede haber una parte que tiene miedo y no trafica. E non saremo allora veramente liberi. Entonces no seremos realmente libres. Quindi questa parola dallo Spirito Santo. Así que esta palabra del Espíritu Santo. Si applica ovviamente prima allo spirituale. Se aplica primero que todo al espiritual. Poi all'anima. Después al alma. E poi al materiale. Y después a lo material. Ma Dio ci vuole veramente liberi. Pero Dios nos quiere realmente libres. Ve lo posso dire io e chi sa delle cose di me. Se lo puedo decir yo y quien sabe cosas mías. E come mi sono ricordato stasera nel mio ufficio mentre parlavo con queste persone. Y como me recordé esta noche en mi oficina cuando yo estaba hablando con esas personas. Ma io da quest'anno. Pero yo desde este año. 2024. 2024. Sono 30 anni dal 1994 che sono a tempo pieno. Que son 30 años desde el 1994 que trabajo a tiempo pleno. Ne avevo visti i miracoli del Signore? Habré visto milagros del Señor? E della sua cura verso di me? Y de su cuidado hacia mí? Ma come mai in certi passaggi della mia vita Dio mi ha dimostrato? Pero ¿por qué en cierto pasaje de mi vida Dios me demostró? Anche proprio in questi anni. Todavía en estos años. Delle paure. Miedos. Eppure lui si prende cura di me. Aunque si él cuida de mí. E lo dichiaro davanti a Dio, a voi e agli uomini. Delante de Dios, a ustedes y los hombres. Avergogna di quella parte di me che ha paura e nasconde. Avergüenza de esa parte de mí que tiene miedo y esconde. Il bene che Dio mi ha dato. Los bienes que Dios me dio. Perché tutti abbiamo questo punto da affrontare. Porque todos tenemos esta parte que enfrentar. Se vogliamo essere veramente liberi. Si queremos ser realmente libres. Amén.